Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti a Di Maro, terzo giorno di allenamenti del Napoli di Maurizio Sarri. Ne parliamo con Vincenzo D'Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport. Vincenzo, ti ringrazio per essere qui con noi. Ti chiedo subito che impressione ti dà in questi primi giorni Maurizio Sarri, considerando anche che eri qui l'anno scorso e hai visto i primi passi della nuova avventura dell'allenatore del Napoli. Parliamo di due preparazioni al momento totalmente diverse, un po' perché al Napoli mancano i famosi titolarissimi, ci sono tantissimi nazionali ancora in vacanza, e un po' perché, ecco, l'anno scorso anno Sarri è stata la grande novità, allenatore nuovo, i schemi nuovi, metodologie nuove, idee nuove, soprattutto grande lavoro sulla fase difensiva che era il punto debole del Napoli di Benitez. Quest'anno più ragazzi, quindi si lavora sì sul campo, però effettivamente manca lo zoccolo duro di quella che sarà la formazione, dovrà affrontare questo campionato, e quindi un lavoro meno specifico in questo punto di vista. Fase difensiva rafforzata dall'ingresso di Lorenzo Tonelli, che è anche l'unico al momento rinforzo nuovo del Napoli. Questo ritardo sul mercato, frutto anche di diversi no, di rallentamenti dell'europeo che ha rallentato alcune trattative, può influire sul lavoro dello stesso Sarri, che lo stiamo vedendo mette sotto torchio i suoi calciatori? Insomma, capire, entrare subito nella mentalità del lavoro di Sarri non è facilissimo. Magari qualche nuovo calciatore che arriverà, speriamo nei prossimi giorni, potrebbe risentire e pagare un po' di questa situazione. Ma è chiaro che Sarri, come penso qualsiasi allenatore, preferisce avere i giocatori a disposizione dal primo giorno di lavoro. È anche vero che sì, c'è un ritardo sul mercato, però rispetto agli ultimi anni parliamo comunque di giocatori di livello molto alto, di profili internazionali come Witzel, come Pereira, come Herrera, come Candreva. Quindi anche in quello forse il Napoli sta provando a fare l'ultimo step, cioè trattare giocatori di una certa fascia per rimanere in alto, per provare quantomeno a rimanere sempre in zona Champions e poi magari colmare sensibilmente il gap con la Juve. È sempre molto difficile perché comunque la Juve, come abbiamo visto, si muove in anticipo con obiettivi, centrando obiettivi sempre di profilo alto. Vincenzo, è possibile immaginare all'arrivo del presidente De Laurentiis, che dovrebbe avvenire sul finire di questa settimana, anche l'arrivo anche di un calciatore come dicevi tu stesso, Axel Witzel, oppure un altro? È possibile immaginare una situazione del genere? Ma oggi scrivevo sul mio giornale appunto quanto il presidente sia sempre stato affezionato a questo posto, a Val di Sole. Lui è sempre entusiasta di venire qui, e quanto il pubblico, i tifosi del Napoli sono qui, aspettano la grande novità. Quindi la tempistica ci aiuta a dire che sì, magari il presidente arriverà nel weekend, forse sabato sera, forse domenica, al più tardi lunedì, e forse saranno i giorni giusti per arrivare con un nuovo acquisto, anche per riportare entusiasmo a una piazza che ha bisogno di entusiasmo. Ecco, dal giornalista Vincenzo D'Angelo all'appassionato di calcio Vincenzo D'Angelo, parlavi prima di Witzel, di Pereira, di Herrera, il calciatore giusto per questo Napoli, per te quale può essere tatticamente? Io penso magari a Candreva, che come a livello di talento non si discute, però in questo 4-3-3 di Sarri andrebbe un po' a cozzare con José Callón, visti i ruoli. Sì, è per quello che secondo me alla fine Pereira è più il jolly offensivo di cui il Napoli ha bisogno, non soltanto per un aspetto economico, perché Pereira costerebbe leggermente meno di Candreva, guadagnerebbe meno di Candreva, ma soprattutto per un aspetto tecnico-tattico. Pereira ti permette di fare più moduli, può fare l'alternativa a Callón, quindi far respirare Callón, può fare l'alternativa a Hamsik, può eventualmente in un cambio di sistema, anche in un, diciamo, una voglia di ribaltare il risultato finale, quindi passi a un 4-4-2, ti può fare l'esterno. Pereira c'ha più soluzioni e soprattutto c'ha più parametri da Napoli. L'età secondo me con De Laurentiis non è mai una componente da tenere sotto traccia, perché comunque 4 anni di differenza con contratti quadriennali, secondo me, ecco, è più Pereira che Candreva. Ecco Vincenzo, per chiudere, a bruciapelo si parla di Koulibaly e di un'offerta all'Inghilterra per l'Everton, si parla anche di tanti soldi, circa 45 milioni di euro. Un sacrificio da fare a malincuore, ma ovviamente incassando tanti soldi lo faresti? E poi ovviamente un nome per la difesa, considerando anche l'arrivo di Tonelli, che identikit potrebbe andare il Napoli?
È molto difficile, questa è veramente la domanda più difficile e secondo me l'errore è stato magari a febbraio, quando il Napoli era primo in classifica alla fine del girone di andata e ha continuato a esserlo nelle prime giornate. Koulibaly era il miglior difensore della Serie A, magari un incontro tra le parti, una soluzione da trovare prima di arrivare all'estate. È chiaro che dopo una stagione del genere Koulibaly viene corteggiato da grandi club. Mi fa specie che il primo a farsi veramente sotto sia l'Everton, che con tutto rispetto per l'Everton non è il Chelsea, non è il Manchester, e allora vale la pena lasciare Napoli per andare all'Everton, che non fa Champions League, che magari è lo step che vuole il giocatore. Una cosa è andare al Chelsea, che può sbagliare una stagione ma difficilmente sbaglierà le prossime quattro, una cosa è andare all'Everton. Tutto questo è chiaro che se da una parte c'è un'offerta di 3 milioni e 40 di cartellino, il Napoli i conti se li farà, e però secondo me è anche tardi per andare a trovare un profilo che possa sostituire bene Koulibaly. Vediamo ora come sta Tonelli, perché ricordiamo, Tonelli è vero che è il primo nuovo acquisto, ma in questi primi 3 giorni di ritiro non si è ancora allenato con la squadra, reduce da un vecchio infortunio. Vediamo. Io penso che questa sarà una settimana molto calda per il mercato del Napoli. Sappiamo che l'Everton questa famosa offerta la farà ufficialmente nei prossimi 2 o 3 giorni, probabilmente si incontrerà anche col Napoli. Vedremo il Napoli come reagirà, se continuerà a alzare il muro, se magari De Laurentiis proverà a riavvicinarsi al giocatore, a cercare di convincerlo a rimanere almeno un altro anno, a fare una grande Champions League, a fare una grande stagione e poi liberarlo il prossimo anno. Grazie a Vincenzo D'Angelo, continuate a seguirci su Calcio Napoli 24 per tutte le informazioni qui da Di Maro sul ritiro del Napoli di Maurizio Sarri.